Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi ho in test il Geotech BBV260A Evo. È un soffiatore, aspiratore, trituratore di foglie. Me l'ha fornito gentilmente in test, lo devo restituire Agrieuro e ve ne voglio parlare perché l'ho trovato abbastanza interessante. Qualche pro, qualche contro, l'ho già usato, sono 2 giorni che lo utilizzo. Gli ho dato una ripulita, quindi vedrete qualche macchietta, qualcosa di polvere, perché l'ho utilizzato. A me piace fare così, prima di parlarvene lo devo usare, se no è inutile che vi faccio la scheda tecnica, quella potete leggerla anche da soli. Allora, arrivo con la funzione principale, soffiatore e aspiratore di foglie. Qui abbiamo la possibilità di installare un tubo in uscita qui e soffiare le foglie, quelle che nel periodo autunnale invadono i giardini o anche i piazzali di casa, ovviamente, danno fastidio, con la scopa spesso non si riescono a raccogliere. Da qui abbiamo l'aspirazione dell'aria. Con un kit apposito, smontando questa paratia qui di sicurezza, diventa un aspiratore di foglie e contemporaneamente un trituratore di foglie. Come dicevo, l'ho utilizzato per un paio di giorni, dopo vi faccio vedere un po' come funziona. Adesso 2 parole su questo prodotto qua. Allora, 25,4 cc cilindrata, un cavallo di potenza, 250 km/h e l'aria in uscita nella versione di soffiatore. Peso 5,8 kg, non è leggerissimo, però è nella norma per questo tipo di prodotti qui. Vediamo un attimino le dotazioni principali e poi passiamo direttamente al montaggio. Per il montaggio sappiate che anche se leggete le istruzioni vi consiglio di guardare questo video come altri video perché ci sono alcuni passaggi che è meglio guardarli. Io quando ho provato a montarlo la prima volta, nonostante avessi le istruzioni aperte davanti a me, ho pensato che ci volesse una laurea, invece semplicemente bisognava guardare bene alcuni passaggi, dopo ve li mostro e vi dico alcune cose. Allora, pulsante di arresto e di accensione. Grilletto dell'acceleratore, acceleratore manuale, si può impostare fino a questa posizione per avere un flusso d'aria costante e per non stare sempre lì a schiacciare, funicella di avvio, serbatoio della benzina, e il tappo regge molto bene perché dopo averlo riempito l'ho utilizzato sopra, sotto, l'ho messo a testa in giù, non perde una goccia di benzina. Ve lo dico perché non è scontata una cosa del genere, soprattutto su macchine di categoria medio-bassa. Questo costa sui 120 euro, quindi siamo sulla base della Geotech. Qui abbiamo la leva dell'aria, poi vi faccio vedere la fase di accensione qual è. Qui abbiamo la vite di regolazione della carburazione, quella lì piccolina. Ve l'ho fatta notare perché dopo vi parlo un po' della regolazione del motore. Qua sotto c'è rimasta un po' di benzina dentro, vedete, c'è la bolla d'aria. C'è il primer o primer o pompetta di avvio. Qua sotto abbiamo, l'ho utilizzato, si vede, qua sotto abbiamo la leva ricoperta in plastica che serve sia come appoggio che per tenerla poi durante le funzioni di aspirazione. Qui abbiamo il filtro dell'aria. Si svita semplicemente senza attrezzi. Eccolo qui. Questo lo si può lavare con acqua e sapone, asciugare e rimettere ogni 4-5 ore di funzionamento. È indicato dalla casa madre questo tipo di operazione qui. È semplice ed è comodo perché non si cambia mai in pratica. Qui abbiamo una leggenda sulle operazioni da fare per l'avviamento a caldo e a freddo. Dopo vi faccio vedere esattamente come fare. Candela, che non ho toccato perché è nuova, e aspirazione dell'aria o delle foglie. Allora, questo adesso io riesco a muoverlo tranquillamente con le dita. Quando mi è arrivato questo da svitare, ma probabilmente succederà anche a voi, sarà molto molto duro. Io mi sono aiutato con una pinza all'inizio, piano piano, a svitarla. Adesso ve la svito, faccio vedere un paio di cosine. Quando bisogna utilizzarlo per soffiare le foglie, questo non bisogna toccarlo, ovviamente deve stare chiuso. Ora vi faccio soltanto vedere come funziona. Questo ha delle molle di richiamo. Se io lascio, e c'ha uno switch di sicurezza. Quando lui è aperto e non abbiamo attaccato il tubo per l'aspirazione delle foglie, questo non parte. È una buona cosa. Allora abbiamo la girante in lega, non è plastica. E ho notato che la triturazione delle foglie avviene in modo abbastanza preciso e compatto. Dopo ve ne parlo. Ora vediamo la fase di montaggio. Vediamo prima i tubi che occorrono per la fase di soffiatura. Lo faccio un pezzo alla volta perché sono ingombranti. I tubi in dotazione sono 3. Abbiamo questo, quello principale, con la scritta Geotech che si collega all'uscita. Poi possiamo scegliere se collegare questo, che
che ha un terminale a tronco di cono. Su questo possiamo decidere di poi di collegarci ulteriormente il riduttore per aumentare la portata dell'aria, ma come vedremo dopo non mi è piaciuta come soluzione, preferisco questa. Oppure per un getto diverso possiamo mettere questo qui che ha un getto orizzontale. Questo non l'ho utilizzato, ho utilizzato soltanto questo qui. Allora, il montaggio, se voi vedete qua ci sono delle frecce, ce n'è una qui e una qui. Bisogna infilare questo pernetto nella scanalatura e poi premere, girare e avvitare. Allora, da nuovo ci vuole parecchia forza per farlo. Sappiate che bisogna veramente perderci un po' di tempo. Io l'ho rimontato 4-5 volte, ma ancora è duro. Bisogna aiutarsi con uno straccio, con un qualcosa. Quando si raggiunge questo punto qui, le due frecce si toccano, il tubo è montato. Per infilare il tubo qui dentro, se notate, qui c'è una scanalatura. Questa parte qua deve andare nella scanalatura. Per far ciò bisogna mollare, cioè svitare un po' la vite. Questa parte è fermata con un dado che ha la sua sede. Una volta sentito il click, l'aggancio è avvenuto, però poi bisogna riavvitare, ricordarsi di riavvitare la vite. Questa chiave è in dotazione, fa sia da cacciavite che da chiave candela. In dotazione abbiamo anche le istruzioni in italiano e una chiave a brugola. Ecco, questa, mi allontano un po'. Questa è la configurazione per soffiare. Smonto e proviamo adesso la configurazione per aspirare. È un pochino più difficoltosa, un pochino più laboriosa, però una volta preso la mano, ho capito cosa bisogna fare, lo si fa in pochi minuti. Ecco. Se vedete che nello smontare non viene fuori, dovete giocare un po' su e giù in modo tale che si liberi la scanalatura da questo fermetto qua. Queste non servono più. Vi faccio solo vedere brevemente cosa abbiamo per l'aspirazione. Dunque, l'aspirazione comprende questo tubo qui con questi incastri particolari, dopo vi faccio vedere dove vanno. Questo tubo qui che si infila su quello lì, una curva a gomito e ovviamente il sacco di aspirazione. Allora, io comincerei con il sacco di aspirazione. Vedete un po' di rimasugli sul tavolo man mano che mi muovo. Mi dispiace, ma io ho soffiato, ho pulito, ma come vi dicevo, a me le cose piace provarle prima di parlare, quindi. Come si infila questo nel sacco? La prima operazione da fare è quella di aprire la cerniera del sacco, infilare dentro la curva, proprio infilarla dentro letteralmente, e farla uscire dall'altra parte che c'è l'imboccatura. Vedete? Il tubo esce di qua, la parte più stretta del tubo, ovviamente, si tira tutto fuori e a un certo punto non uscirà più perché c'è la parte larga del tubo che rimane incastrata dentro il sacco. Questo è fissato. Ricordiamoci ora però di chiudere la cerniera. Non fate come ho fatto io prima, che l'ho utilizzato per 20 minuti e poi non ho trovato niente dentro. Ok, fatto questo, lavoriamo sul corpo macchina. Stesso discorso di prima, si allenta un po' la vite. Questo lo si infila qui dentro, ha la stessa identica scanalatura che aveva l'altro tubo, vedete? Voilà! Una volta sentito il click, avvitiamo la vite senza arrivare fino a fine corsa, basta tenere un attimino in tensione e lui è a posto. Questa parte anteriore è fatta. Vediamo adesso la parte laterale, si svita questo e si tiene aperto con le mani. Sul libretto di istruzioni troverete la dicitura che bisogna aiutarsi con un cacciavite. Non è questo il caso. Allora, queste sono le scanalature che vi ho fatto vedere prima. Bisogna incastrarle dentro questi perni qua. Sono quattro distanziate esattamente come questo. Quindi si infilano, poi si gira. Ecco qua. Si gira in senso antiorario fino a che si bloccano. Vedete? Questo si incastra l'ultimo pezzo. Anche qui abbiamo una scanalatura che va infilata qui dentro. C'è una scanalatura maschio-femmina, non ci si può sbagliare. Fatto! È veramente molto ingombrante, ma sono tutti così. Questa è la configurazione per poter fare l'aspirazione e da triturazione.
delle foglie. Prima di mettere in moto due parole, dunque, questo motore ha due tempi, siamo a miscela, quindi in questo caso il produttore indica il 2,5%, ovvero su un litro di benzina ci vogliono 25 millilitri di olio. L'olio è specifico per i motori due tempi, quindi non ci va olio normale, ma andate in qualunque garden, in qualunque brico, trovate l'olio specifico per i motori due tempi. Fatto questo, ultima raccomandazione che vi do, magari un paio di cuffie e un paio di occhiali, giusto per evitare il rumore e evitare eventualmente che sassolini e quant'altro possano rimbalzare magari negli occhi per sbaglio, può capitare. Ok, andiamo fuori e lo accendiamo. Ok, ho preparato una miscela al 2,5% come previsto dalle istruzioni e olio specifico per motore due tempi. Adesso ne metteremo un po'. Vediamo la prima accensione. Ho fatto il pieno, 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 troppo pieno. Così vediamo anche se il tappo perde, ne approfittiamo. Allora, interruttore su on. Qua sotto c'è la pompetta o primer e sotto il filtro dell'aria. Vediamo 6-7 pompate, così riempiamo il carburatore. Chiudiamo l'aria, ci mettiamo a terra e proviamo a accenderlo. Partito il secondo colpo, diamo un paio di accelerate e poi chiudiamo, riapriamo l'aria. Facciamo girare un attimo al minimo che si riscalda. Ho azionato adesso la leva dell'aria per vedere se risponde ai comandi. In effetti molto sensibile. Nel momento che ho richiuso l'aria si è spento, giustamente. Una volta caldo, non bisogna più mettere la leva sullo starter, cioè sul basso, bisogna tenerla aperta. Adesso comincio a carburare. Iniziamo col test su quelle foglie là. Già al minimo non sto accelerando, Vedete? Ovviamente per inerzia, girando il ventolone qua dentro. Questo è un acceleratore manuale per non dover premere sempre il grilletto. Ci spostiamo. Voglio provare l'adattatore, questo ovviamente strozzando il flusso dell'aria dà una pressione d'aria maggiore in uscita. No, sapete che preferisco senza, strozza troppo. Un'altra cosa. Vediamo adesso la configurazione in aspirazione delle foglie. Il montaggio l'abbiamo visto prima, ci avviciniamo al mucchio di foglie che ho fatto prima, vediamo un po' come lavora.
Vediamo un attimino cosa è successo. Non è successo niente, vediamo un attimino cosa ha raccolto e come. Allora, ci ho giocato un po', come sempre, prima di parlarvene. Le foglie bagnate non sono il massimo. Vediamo un po' cosa abbiamo raccolto. Guardate, che bello. Questo va direttamente nell'humus. Se avete una compostiera, una vermicompostiera, questo è eccezionale, ma anche come pacciamatura per le piante. Questo infatti adesso potrei metterlo sopra gli agrumi, le piante di agrumi che ho di là. Prima di giungere a conclusioni, volevo solo farvi partecipi di un paio di cose che mi sono successe utilizzandolo. Quindi sono contento che siano successe a me, così magari posso risolvere già in anticipo alcuni dei vostri problemi. Come avete visto, ho raccolto e triturato un po' di foglie, sì secche, ma erano bagnate. Il fatto che fossero bagnate ha fatto sì che si formasse un grumo qui dentro. Io ovviamente non lo vedevo perché qui avevo il sacco di uscita con la curva. Cosa succedeva? Il motore girava bene, aspirava, ma non succedeva nulla, le foglie rimanevano a terra. Allora ho smontato tutto, la girante era libera, poi una volta che ho tolto la curva mi sono reso conto che qui si era formato il malloppo di foglie macinate, sì, però essendo bagnate aveva fatto grumo, insomma. Tolto questo, liberato a mano, rimesso tutto, ho lavorato tranquillamente. Quindi questo può succedere con le foglie bagnate. Ultima cosa che mi è capitata. Acceso il motore ovviamente la macchina è nuova, motore abbastanza imballato, ho aspettato qualche minuto dall'accensione affinché andasse in temperatura per cominciare a accelerare, altrimenti non rendeva. E poi comunque ho dovuto regolare di fino questa vite qua, questa vite di regolazione della carburazione. Ora vi do qualche consiglio, nel mio piccolo io ho risolto così e sono riuscito a ottenere molto di più da una macchina come questa. Una volta che il motore è caldo, vedete che rende poco, tenete accelerato al massimo, col cacciavite a taglio fate qualche giro in senso orario per avvitare, sentirete la macchina che tenderà a spegnersi giustamente. Tornate indietro un attimino, cominciate a svitare piano piano e sentite il motore andare su di giri al massimo. Quando avete trovato il punto dove il motore va su di giri al massimo, vi fermate e la macchina è regolata. È una regolazione non finissima, però funziona abbastanza bene. Io così ho ottenuto il massimo da questa macchina qui. Per il resto cosa vi devo dire? Allora, le plastiche nuove sono dure, soprattutto sui tubi, quindi faticherete non poco a infilarli e a sfilarli fra di loro. Magari provate con un goccino di olio, di lubrificante, io non l'ho provato perché non volevo imbrattarli. Buona l'ergonomia, si tiene con una mano sola, ovviamente poi ci si aiuta, vedete, con questa leva qui, in base a come lo si deve utilizzare. Non ci sono vibrazioni, le plastiche sono buone. Parliamo sempre di una macchina comunque economica, perché sono macchine ben più costose di queste, più potenti ovviamente. Intelligente il sistema del filtro dell'aria in spugna lavabile, ha una forma particolare, magari ci sta pure che non lo si trova come ricambio così aftermarket, a meno che non ci si rivolga di nuovo ad AgriEuro, cosa che è consigliata perché hanno tutti i ricambi. Comunque lo si può lavare e può durare veramente a lungo. Come vi dicevo, l'impugnatura è in gomma sopra, quindi si tiene bene. Tornando ai ricambi, una volta avete fatto l'acquisto, se volete, se avete bisogno di un ricambio, nella cronologia degli ordini avete la possibilità di entrare nell'esploso di quanto acquistato e potete ordinare il ricambio sino al singolo particolare. Vi faccio qui un esempio, questo soffiatore. In conclusione, sì, mi ha soddisfatto, per carità, va bene, è una buona macchina per quello che costa. Sono però curioso di provare qualcosa di più potente, questa con un cavallo, soprattutto in aspirazione, forse avrei avuto bisogno di qualcosa in più. Fase di soffiaggio invece è perfetta, va bene così. Sono curioso di capire se avere più potenza mi dà una resa maggiore, soprattutto in aspirazione del fogliame. Però come dicevo, se voi la usate prevalentemente per soffiare, questa è eccezionale. Per quello che costa va veramente bene. Anche su questa macchina qui, al pari di quanto ho visto con le forbici a batteria da potatura, qui nelle note avrete un codice sconto del 5%, valido per qualche settimana. Se vi interessa magari approfittatene, così aiutate anche un po' a supportare questo canale, altrimenti lo acquistate direttamente su AgriEuro. Se volete vi iscrivete alla loro newsletter, vi danno 5 euro di sconto subito e lo portate a casa. Oltre a quel link lì, se volete, c'è un link che è valido per tutta la categoria dei soffiatori, sempre con il 5% di sconto, anche quello per poche settimane. Bene, dai, è tutto per questa recensione qua. Mi ha fatto piacere provare questo prodotto qui. Io per adesso, finora, ho provato qualcosa di elettrico a 220, ovviamente siamo su un altro pianeta, nel senso che questo è superiore, quello fa quello che può. Sicuramente
probabilmente mi doterò di una macchina del genere, simile, se non proprio questa, qualcosa di simile, da spendere poco, e potrebbe essere questa una buona scelta. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata, mettete un like, se non vi è piaciuto lo mettetelo giù, va bene lo stesso. Se volete iscrivervi al canale vi ringrazio, così rimanete aggiornati su quello che faccio io settimanalmente. Se avete esigenza o curiosità di provare qualche prodotto particolare, scrivetemelo qui nei commenti, io prendo nota e poi se lo trovo, lo provo per voi, così mi diverto pure io. Vi auguro una buona giornata!